continua la seconda stagione dell'adattamento videoludico di The Walking Dead. Dopo un primo episodio riuscito solo in parte, con poche sequenze interessanti e un po' traballante, si passa ad un secondo movimento che finalmente si concede un deciso decollo degli eventi. Prima di arrivare al nocciolo della questione, tuttavia, A House Divided indugia su un lungo prologo, che per fortuna culmina con un evento destinato a ripercuotersi nella successiva metà dell'episodio, molto più tesa e strutturata. Gli sceneggiatori di Telltale hanno lavorato bene, imbastendo dialoghi interessanti che riflettono con molta lucidità su quanto accade e sulla natura umana in generale. Molto forti le tematiche di questo capitolo, dove chiunque cerchi di dimostrarsi umano, nel senso più buono del termine, è irrimediabilmente destinato ad una fine sbrigativa e triste, quasi a voler suggerire che l'altruismo non rappresenti affatto il modo migliore di stare al mondo, perlomeno non a quello in cui si ambienta The Walking Dead. Gli zombie, almeno per questa volta, rimangono decisamente sullo sfondo, ed è un bene. Questo permette infatti l'approfondimento sui personaggi, anche se resta la sensazione che questo nuovo cast non sia in grado di reggere il confronto con quello della prima stagione. In ogni caso, una volta sistemati i pezzi sulla scacchiera, l'episodio trova il suo momento migliore, in una scena veramente toccante. Peccato che a questo bellissimo momento segua un crescendo finale forse un po' troppo confuso e affollato, con l'arrivo di un terzo gruppo di sopravvissuti e la minaccia zombie imminente sullo sfondo. Per quanto avremmo preferito una conclusione più diretta e tesa, il pregio più grande di A House Divided è quello di presentare finalmente Clementine come un personaggio a tutto tondo. La protagonista è pronta ad evolversi in una figura indipendente, in grado di prendere le proprie decisioni e, soprattutto, di farsi rispettare e trattare da adulta dal resto del gruppo. Proprio l'evoluzione di Clementine rappresenta l'aspetto più promettente di questa seconda puntata, decisamente più interessante dell'inizio stagione, anche se ancora non completamente a fuoco. La tensione che si viene a creare nella parte centrale è certamente genuina, eppure si stempera un po' troppo nell'ultima sequenza, molto movimentata e affollata, al punto da sopprimere bruscamente il bel clima da intrigo che andava costruendosi subito prima. Dal terzo episodio, insomma, ci aspettiamo grandi cose, e il finale di A House Divided sembra suggerire sviluppi davvero interessanti.